Benvenuti e benvenute a questa diretta Facebook. Siamo alla sesta domenica di Pasqua, ma soprattutto oggi, 17 maggio, è la giornata mondiale contro l'omotransfobia. E quindi questo servizio divino è dedicato proprio alle vittime dell'omotransfobia. Come di consueto, aspettiamo qualche attimo per far collegare le persone, i nostri utenti a questa diretta. Vedo che almeno un paio hanno dei problemi. Cerchiamo di risolverli velocemente. Intanto vi ricordo che con ogni probabilità a Firenze il 31 maggio riusciremo, a Dio piacendo, a celebrare la Pentecoste, in presenza, mentre non sarà ancora possibile celebrare in presenza fuori dalla Toscana, per le restrizioni che il governo giustamente ha messo fra regione e regione ancora per l'epidemia di Covid-19, e quindi con le altre comunità continueremo con questi culti da remoto, in diretta. Ora vediamo se le persone si riescono a collegare. Se si riescono a collegare, ecco qui viene il ritorno audio della nostra diretta. Eliminato, Sì, no? è eliminato. È eliminato il ritorno. Ancora qualche istante prima di cominciare questo servizio divino contro l'omotransfobia. Vediamo se ora tutti riescono a connettersi. Se riuscite a sentire e a vedere bene, e segnalate la vostra presenza con un commento qui sotto la diretta. Intanto mettiamo la base di un inno. Nell'attesa. Sì.
Bene, ci sono dei problemi di connessione con alcuni utenti, comunque noi cominciamo, vi ricordiamo che comunque questa diretta andrà registrata e pubblicata poi entro stasera o domani sul canale YouTube della Chiesa, Chiesa Protestante Unita Nazionale. E quindi chi si fosse perso in parte o in tutto il servizio divino può rivederlo, anche se chiaramente non è la stessa cosa di partecipare in diretta. Vi ricordo per intervenire, commentare, per mandare la propria preghiera di intercessione, si può scrivere sotto scusate, possono scrivere sotto alla diretta Facebook e mandare un messaggio al WhatsApp 389 88 58 211. Quindi cominciamo questo servizio divino della sesta domenica di Pasqua, servizio divino dedicato alle vittime dell'omotransfobia. Facciamo un momento di silenzio per attendere e per invocare la presenza del Signore in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Amen. Dice il Signore: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Amen. Benvenuti quindi in questo servizio divino che è un pochino particolare. Infatti, dopo il sermone leggeremo alcune testimonianze dirette o riportate di omofobia che ci sono state segnalate dai nostri membri di chiesa. Quindi, come prima cosa, il primo inno Forte Rocca nella versione dell'Innario del 1922. Mettiamo ora la base musicale. Solo in sé confida.
nostra guida, che sia domande tu. Egli è il sesto Gesù, nostro Signore, da Lui vigor ne viene la vittoria in mare e tiene. Se migliaia di demoni ne volessero inghiottire, le malefiche legioni non vedran ci impallidire, con tutti lor terror si mostri pure il cor. No, non ci trema a un detto dell'Eterno, fia depresso il re d'inferno. Leggiamo ora il Salmo 130. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attenti al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore, più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo giorno e quest'ora, un giorno e un'ora che per noi sono tempo di pace, di comunione, di speranza, di ascolto della Tua parola. Ti vogliamo lodare per Gesù Cristo nostro Signore, che con la sua croce ci redime, ci salva, ci guida. Amen. Amen. Ora l'inno 25 dell'Innario Cristiano, amo l'Eterno mio soccorritore.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Amen. Amen. C'è un momento di confessione silenziosa in cui confessiamo individualmente al Signore i nostri peccati e le nostre trasgressioni. Recitiamo insieme il Miserere, Salmo 51, che trovate a pagina 33-34 del nostro libretto. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te e contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'isopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio, uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Amen. Amen. Inno 186 dell'Innario Cristiano, mi leverò e andrò dal Padre mio. Mi le
Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Amen. Con questa parola la Chiesa può annunciare a coloro che sono pentiti del loro peccato che il loro peccato è perdonato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore cantando in inglese Amazing Grace. Speriamo meglio della volta scorsa. Recitiamolo insieme, trovate a pagina 52 del libretto delle liturgie della nostra Chiesa, la confessione di fede della Chiesa presbiteriana del Sudafrica. Crediamo in Dio Padre, creato il mondo intero, che riunirà tutte le cose in Cristo e che vuole che tutti gli uomini e le donne vivano insieme come fratelli e sorella in una stessa famiglia. Crediamo in Dio Figlio, che si è fatto uomo, è morto ed è risuscitato in gloria, riconciliando il mondo intero con Dio, rovesciando tutti i muri che separano gli umani, tutte le barriere di religione, di razza, di cultura o di classe, per creare l'umanità unita. Egli è l'unico Signore che ha autorità su tutto. Egli che ama ogni persona e allo stesso tempo la società, la Chiesa e allo stesso tempo lo Stato, alla riconciliazione, all'unità, alla giustizia e alla libertà. Crediamo in Dio Spirito Santo, che è la promessa del Regno che viene, che ci dà il potere di annunciare il giudizio di Dio, il suo perdono per le persone umane e le nazioni,
di amare e di servire tutti gli umani, di lottare per la giustizia e la pace e di chiamare il mondo intero a riconoscere qui e ora il regno di Dio. Amen. Amen. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, dice il Signore, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. Amen. E ora il primo brano biblico di questa domenica è dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti da 5 a 17. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Or vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata la Grande». E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati e in nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne. Simone credette anche lui e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatte. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. O Dio, santifica la voce che proclama la tua parola, perché la tua parola è verità. Amen. Amen. La seconda lettura di questa domenica è dalla prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 3, i versetti da 15 a 18. Pietro 3, da 15 a 18. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché, quando sparlano di voi, rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti, è meglio che soffriate per aver fatto del bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Amen. Amen. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. Leggo ora il testo della predicazione di questo servizio divino per le vittime dell'omotransfobia. Il testo è Matteo, dall'Evangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti da 5 a 13. Matteo 8, da 5 a 13. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo».
Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va. E a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, dito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ha trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Fin qui la parola del Signore. Preghiamo il Signore per l'ascolto, l'annuncio e la predicazione della sua parola. Amen. Amen. Il lezionario oggi non prevedeva questo brano. L'abbiamo scelto in onore alla giornata mondiale contro l'omotransfobia, perché è una delle rare testimonianze della Bibbia in cui si parla direttamente di omosessualità. Voi mi direte: ma in realtà sembrerebbe non ci fosse nulla, no? Questo centurione parla di un suo servo. E infatti la lettura tradizionale, la traduzione tradizionale di questo brano parla di un servo. Ma se andate a leggere il brano in greco, nella lingua originale, scoprirete che questo servo in realtà è un pais, è un ragazzo. Nello stesso brano, nel Vangelo di Luca, si parla invece proprio di un servo, doulos. Ci sono due parole in greco. E anche se spesso si è voluto far passare questo pais, questo ragazzo, come servo in molti contesti, la parola greca per dire servo è doulos. Luca censura Matteo. Questo cosa ci dice? Ci dice che c'è un criterio, un motivo di imbarazzo, visto che con ogni probabilità il Vangelo di Luca è stato scritto dopo quello di Matteo, rispetto a questo brano. Rispetto al rapporto che intercorre fra il centurione e il suo ragazzo. Noi sappiamo benissimo dagli studi storici che i soldati romani, soprattutto quelli mandati lontano dalle proprie famiglie, in province remote, e la Palestina era la più remota e forse anche infamante e infamata provincia dell'impero, sempre sull'orlo della rivolta. Bene, si portavano dietro questi servitori, che però erano anche gli amanti, soprattutto degli ufficiali dell'esercito romano. E questo non ci stupisce, in quanto questo comportamento biaffettivo, o addirittura omoaffettivo, in quanto perché per la cultura antica il matrimonio tradizionale con una donna era un dovere per procreare, ma non aveva nulla a che fare con la concezione romantica del matrimonio che è venuta fuori solo nel nostro XIX secolo, questa concezione romantica. Ma per millenni i matrimoni si sono stipulati per la dote della sposa,
per l'alleanza fra famiglie potenti, l'alleanza in caso di famiglie regnanti fra uno stato e l'altro. L'amore non c'entrava nulla, mentre il comportamento omoaffettivo di questo centurione verso il suo ragazzo amante e anche servitore, perché probabilmente serviva nella casa di questo ufficiale, ma questa qualifica di servitore non depotenzia l'omoaffettività del rapporto che intercorreva fra due. Si intravede quindi un rapporto proibito, perché la legge di Mosè proibisce che due uomini giacciano insieme. Viene nel Levitico, capitolo 17, viene definito un abominio. Si può ben capire il contesto nel codice di santità, di purità rituale dell'Antico Testamento, anche il perché questo comportamento fosse esecrato in maniera particolare, cosa che non lo era negli altri popoli antichi. Israele era piccola, era debole, con pochi uomini. Era un dovere fare figli per la patria, possiamo dire oggi, perché Israele era circondata da popoli pagani e tutti ostili. Gesù cosa fa? Si interroga o interroga il centurione su questo rapporto? No. Per lui il centurione è una persona come tutte le altre. E questo suo servitore, questo suo ragazzo amante, è una creatura di Dio che soffre. Il centurione è consapevole, centurione che probabilmente non era completamente pagano, era uno di quelli che venivano chiamati come tementi Dio, ovvero non ebrei che però rispettavano e temevano il Dio di Israele. Dice: non venire nella mia casa, io non sono degno. E in effetti chi di noi, chiunque di noi è degno di accogliere, sarebbe degno oggi di accogliere Gesù in casa propria? Ma dice: di soltanto una parola e il mio ragazzo sarà guarito. Gesù non guarda il rapporto, anche fisico sicuramente, che intercorreva fra i due, ma guarda la fede del centurione e dice: meravigliato, e vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. A lui, a Gesù, non interessa se il centurione è o non è ebreo, se il centurione è o non è circonciso, se il centurione è o non è in regola con il codice di purità dell'Antico Testamento. Lui si concentra su due cose. In primo luogo, la più importante, la fede del centurione. In secondo luogo, il fatto che una creatura di Dio, questo ragazzo, stia soffrendo. E alla fine dice una semplicissima parola, che però è estremamente significativa per noi: va e ti sia fatto come hai creduto. E il ragazzo fu guarito in quella stessa ora. L'elemento centrale del racconto, quindi, non è il rapporto che intercorre fra i due, ma la fede del centurione che viene riconosciuta da Gesù, che compie questo miracolo di guarigione. Anche in questo episodio Gesù si conferma un anticonformista. Anche in questo episodio lui travalica le divisioni e le gabbie che l'uomo ha messo fra essere umano ed essere umano. Sconfina
fra quello che il suo popolo riteneva puro e quello che riteneva impuro. Guarisce di sabato. Le donne vengono trattate meno, quantomeno meno peggio che non nel resto della società. E d'altronde è alle donne che il nostro Signore apparirà dopo la risurrezione. E per fare un parallelo, leggiamo Luca 7. Luca 7 che vede l'episodio della donna peccatrice che entra e lava con le proprie lacrime i piedi di Gesù. E c'è il fariseo che malignamente pensa, allora Gesù non è un profeta perché saprebbe che questa donna è una peccatrice. E alla fine Gesù dice alla donna, che era una peccatrice, probabilmente era una prostituta, questo voleva dire il testo, perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Ecco questa la potenza del perdono di Dio in Gesù Cristo. I tuoi molti peccati ti sono perdonati perché hai molto amato. E come non pensare a questo riferendosi invece all'episodio del centurione e del suo ragazzo? Nel Nuovo Testamento non si parla di omosessualità. Anche i fondamentalisti che dicono che nelle lettere dell'Apostolo Paolo si parli di sodomia, quindi del rapporto anale fra due uomini, sanno perfettamente di essere in malafede, perché la parola che l'Apostolo Paolo usa in quell'occasione significa altro e richiama alla prostituzione sacra che avveniva anche fra maschi, quindi con prostituti maschi per altri maschi, nei templi pagani. Ed era logico che l'Apostolo Paolo fosse contro i templi pagani, ed era logico che l'Apostolo Paolo fosse contro la prostituzione in sé. Probabilmente era logico anche che egli non concepisse pienamente il rapporto fisico, erotico e affettivo fra due uomini. D'altronde era un ebreo del suo tempo. Ma il silenzio di Gesù su questo tema, a parte il brano che abbiamo appena letto, è molto significativo. Perché egli ci dice che chi ama avrà rimessi i propri peccati. Quello che importa è il rapporto affettivo. E se pensiamo oggi a tutti i casi di omofobia, ora vi saranno, leggeremo delle testimonianze che sono state scelte dai nostri membri di chiesa, al pensiero delle chiese, sia quella cattolica che molte chiese evangeliche, che quella ortodossa, questo pensiero di condanna che è tutto incentrato a questa morbosa attenzione al rapporto fisico, al sesso, come un sesso come una dannazione, il sesso come sempre un peccato, una cosa di cui vergognarsi. Ricordiamoci, e mi ricordo anche nei film degli anni 50 qui in Italia, quando una donna partoriva e compiva uno dei gesti più belli che ci sono nel creato, dare al mondo un figlio. Cosa c'è di più bello? Questo vale non solo per l'uomo, ovviamente, ma vale anche per le altre creature di Dio.
Pensiamo a una capriola che mette al mondo un cucciolo. Pensiamo a una gatta che mette al mondo i gattini. C'è cosa di più bello nel creato di questo momento? Ebbene, questo momento veniva occultato, veniva visto comunque come una cosa peccaminosa, anche se meno di altre, era un peccato necessario per la prosecuzione della specie, in cui gli altri bambini venivano allontanati. E poi questo pensiero che la donna, dopo aver partorito, fosse impura e non si potesse accostare all'Eucaristia e non si potesse accostare in chiesa finché non avesse, diciamo, smaltito i postumi del parto. Ecco, io faccio questo esempio per dimostrare l'assurdità del sessocentrismo del pensiero di molte chiese. Se qualcuno pensa in questo brano al sesso che facevano il centurione e il suo ragazzo, e lo facevano di sicuro, è lì che pecca, perché Gesù non vede l'atto sessuale, che pure c'è, e Gesù lo sapeva, ma vede l'amore e l'affetto fra le due persone. Vede la donazione fra una persona e l'altra, che dovrebbe essere il complemento del matrimonio, anzi la base essenziale del matrimonio. Perché un matrimonio è un rapporto che si basa sul possesso, è un matrimonio che è tarlato dalle fondamenta. Gesù chiede a noi l'agape, ovvero l'amore che non è solo l'amore fisico, ma non lo esclude, ma è l'amore di donazione, di donarsi l'un l'altro, come lui stesso si è donato sulla croce per la nostra salvezza. Ecco cosa vede Gesù nel rapporto di affetto fra queste due persone. Non vede lo scandalo. Non vede il fatto che il centurione e probabilmente lo stesso servo non sono del popolo di Israele. Non vede la morbosità dei farisei e dei dottori della legge, di cui sono cosparse tuttora molte chiese e molti che si dicono credenti. Ma dirsi credenti non è sufficiente, perché come dice il Signore stesso nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, questo popolo mi adora con le labbra, ma le loro preghiere, sono parole di uomini. Non basta adorare lì Dio solo con le labbra, ma bisogna amare e rispettare il nostro prossimo. È quello che durante tutta la mia carriera pastorale ho cercato di far capire anche ai miei colleghi più conservatori. Che è legittimo, può essere anche legittimo essere contro il riconoscimento legislativo di queste coppie. Io non lo capisco. Non lo capisco da credente e non lo capisco da cittadino laico. A cosa veramente faccia male il riconoscimento legislativo dell'unione fra due persone dello stesso sesso? Però sul rifiuto della violenza verso le persone che sono diverse, in qualunque modo esse siano diverse e discriminate, ecco, questo, su questo non si può transigere. Se al fatto di celebrare o meno, anche in chiesa, l'unione fra due persone dello stesso sesso, non è una cosa stantis accadentis ecclesiae, cioè la chiesa non sta o cade su questo, ma sul fatto di proteggere o incitare l'odio verso persone diverse e discriminate,
Questo su questo sta o cade la Chiesa, perché il fondamento di amore che Gesù Cristo e che Dio fin dalla relazione col popolo di Israele ci chiede. Nello stesso Levitico c'è scritto di accogliere lo straniero in casa propria come se fosse uno di noi. E vediamo che cosa invece sta accadendo. Tutti questi uomini di chiesa che parlano sempre di quello che fa l'autorità politica, su questo però ho sentito delle voci molto più flebili. Perché è vero che parlare dei pubblici interessi che siano in contrasto o meno con la scrittura è difficile. È molto meglio parlare delle mutande dei propri fedeli, esercitare questo controllo sociale sui comportamenti privati dei fedeli. Ma se c'è una cosa che la Riforma ci insegna è che su questi comportamenti privati il rapporto con Dio è un rapporto personale, è un rapporto di coscienza che si instaura fra Dio e il fedele. E il peccato si instaura quando questo rapporto viene rotto. E questo rapporto non viene rotto dal singolo atto, qualunque esso sia, ma molto di più dalla sfiducia che Dio possa comprendere, dalla sfiducia che Dio possa perdonare. Ma come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, nell'amore non c'è paura. Se uno ha paura, non è perfetto nell'amore. Quindi dobbiamo pregare per queste persone che non sono gli omosessuali o i transessuali, ma sono gli omofobi. Perché l'omofobo ha paura del diverso e scarica la sua primordiale bestialità su persone che sono diverse da lui. E poi se una persona è omofoba, e anche contro le donne, e anche contro i neri, e anche contro qualunque tipo di diversità che non sia la sua normalità o la normalità imposta da certe ideologie che noi in Italia purtroppo ben abbiamo conosciuto anche storicamente. Preghiamo per queste persone, perché lo Spirito Santo gli ponga davanti il loro peccato, li faccia pentire del loro peccato e li riconduca sulla via dell'amore, che è l'unica via che Dio ci traccia davanti. Preghiamo per le vittime, affinché siano testimoni non dell'odio che viene riversato su di loro, ma dell'amore di Dio su tutte le sue creature. Che siano testimoni nella fede e testimoni dell'imperfezione e dell'aberrazione di questo mondo. Dio ama tutte le sue creature. L'uomo non fa altro che tracciare differenze, che istigare l'odio, l'intolleranza, la lotta per primeggiare, la lotta per il potere. Ecco, Gesù ci dice: testimoniatemi nel mondo, ma sappiate che il mondo è del principe di questo mondo, cioè di Satana, e quindi voi
non appartenete al mondo, ma appartenete a me. Preghiamo il Signore perché ci dia la forza, senza ricorrere alla violenza, di testimoniare, di correggere, di contrastare queste violenze. Amen. Amen. Cantiamo ora l'inno 311 dell'Inario Cristiano, Lieta Certezza. Certezza son di Gesù, quale dolcezza ho il ciel qua giù, già son rinato, redento son, son riscattato, ho il suo perdon, è la mia storia, è la mia fe, tutta la delle testimonianze. Leggiamo per prima una testimonianza che ci ha inviato Francesco di Sesto Fiorentino. Luglio 2008. Un mio amico assiste ad un atto di aggressione alla stazione di Vicenza ai danni di un ragazzo di 19 anni, visibilmente gay, ad opera di sei ragazzi, presumibilmente minorenni, che prima lo spingono verso un muro e poi lo picchiano e lo violentano brutalmente con delle sbranche, inserendole in bocca e nell'ano della vittima, alternandosi fra loro e urlando frasi come «Godi brutta checca di merda» e tutto questo in mezzo ad uno scenario di indifferenza dei passanti. Il mio amico, impaurito e disgustato da quanto stava vedendo, sensibile al fatto anche perché anch'egli gay, ma l'avrebbe fatto in ogni caso, si chiude nel bagno della stazione ma chiama con determinazione la polizia che interverrà sul fatto per il povero malcapitato. La domanda che sorge spontanea è questa: dovremmo essere gay per difendere altri gay o in teoria questi episodi dovrebbero risvegliare le coscienze umane? Perché non è di gay o etero che stiamo parlando, ma di vite umane.
è una persona con un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità, non è considerata una vita umana? Questa è una testimonianza veramente sconvolgente, che non ha commento. Ce n'è una simile di un fatto avvenuto a Roma. Un ragazzo gay e un giovane transessuale sono stati aggrediti e insultati da due persone in zona Tiburtina. Il fatto viene denunciato dal Gay Center, che ha raccolto la loro denuncia attraverso il numero di Gay Helpline. Le due vittime dell'aggressione, entrambe ventenni, stavano percorrendo in auto via Filippo Fiorentini mentre venivano presi di mira da un'altra macchina, con a bordo un ragazzo e una ragazza. La loro auto veniva tamponata più volte in una strada a senso unico di marcia, fino a quando il conducente non arrivava a bloccare la loro circolazione. A quel punto, sceso dalla macchina, insultava i due giovani: «Trans di merda, ti uccido!», salvo poi iniziare a colpire violentemente al volto il ragazzo con diversi pugni, a tentare di aprire a pugni il finestrino e lo sportello del lato passeggeri. Dopo l'aggressione, i due sono riusciti a richiedere l'intervento di un'ambulanza. Uno dei ventenni è stato portato al pronto soccorso con una diagnosi di contusione piramidale nasale e prognosi di 6 giorni. Questo episodio, denuncia Fabrizio Marrazzo del Gay Center, fa parte di un fenomeno che non si può ignorare e che monitoriamo attraverso le varie denunce che riceviamo alla Gay Helpline. È sempre più urgente, però, procedere verso una maggiore tutela di chi le subisce attraverso l'approvazione di norme anti-omofobia. Non si può non vedere come in questo tipo di aggressioni ci sia una forma di aggravante dovuta all'odio verso le persone lesbiche, gay e trans, un fenomeno che non è marginale. Anche per questo, a Lazio Pride chiederemo al Parlamento e al Governo di non tenere la questione chiusa in un cassetto. Lazio Pride, che quest'anno non si terrà per l'emergenza del Covid-19. Io sono sconvolto, devo dire, perché ho fatto il pastore sia a Roma che a Vicenza. Vicenza per pochi mesi, una sostituzione estiva, e questa cosa, ecco, mi lascia veramente, pur sapendo qual è la situazione grave dell'omofobia in Italia, mi lascia veramente interdetto. Un'altra testimonianza ci porta invece nel South Carolina, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 18 anni, tornato a casa da un gay pride, è stato picchiato da suo padre con una mazza da baseball. Secondo quanto raccontato dallo stesso ragazzo, per fortuna sopravvissuto a questa aggressione, il padre voleva tirare fuori il demone dell'omosessualità che sarebbe imprigionato dentro di lui. Ovviamente, ma forse non tanto, sono in atto delle indagini per fare luce su tutta la vicenda e verificare e condannare possibilmente il padre violento. Un'altra testimonianza riguarda invece le donne. Si parla spesso di omofobia e si raccontano episodi di violenza contro gli uomini. Ma qui ci sono due ragazze che chiamano le ragazze del bacio, Martina Tammaro ed Erika Mattino. Poco più che ventenni, erano finiti al centro delle cronache per gli insulti che aveva scatenato una loro foto sui social network che le ritraeva mentre si baciavano. Dopo essere state a lungo bersagliate da frasi sessiste e omofobe, avevano deciso di reagire usando l'arma dell'ironia, come avevano spiegato a Fanpage, creando un account su Instagram, Le Perle degli Omofobi, dove hanno pubblicato tutti gli insulti ricevuti, specialmente quelli più sgrammaticati. Non possiamo cancellare l'omofobia, però possiamo mostrare al mondo tutta la cattiveria che viene, giorno dopo giorno, rivolta a noi, a tutti gli omosessuali in generale, e l'ignoranza della quale gli omofobi si nutrono. E perché no, possiamo anche riderci su. In tempo di coronavirus e di quarantena, qualcuno poi avrà pensato che anche gli odiatori e gli omofobi si siano presi una pausa. Purtroppo però non è così. In quarantena, quando tutto si è fermato, l'odio e l'omofobia sono state le uniche cose a persistere, si sfoga Martina.
Non solo le due ragazze hanno continuato a ricevere insulti, in media una ventina al giorno, ma in alcuni casi c'è chi ha pensato bene di scaricare la propria rabbia per la situazione su di loro, accusandole di essere la causa per cui Dio ha mandato il coronavirus. Ci hanno detto che il coronavirus è arrivato per colpa nostra, che siamo delle lesbiche di merda, che dovremmo lavarci col fuoco, farci curare in psichiatria, stare lontane dai loro figli etero per non farli uscire di strada. Le due ragazze sono andate a denunciare martedì i loro insultatori, ma su 60 denunce che volevano sporgere, solo in due casi si è potuto procedere, perché il resto è stato inquadrato come ingiuria non più penalmente rilevante dal 2016. Se invece esistesse in Italia una legge contro l'omotransfobia, tutto ciò sarebbe stato reato e sarebbe stato possibile denunciarlo. Noi abbiamo dato mandato ad un avvocato ed agiremo per via civile, ma non tutte le persone conoscono o possono permettersi un avvocato. Lo sfogo finale di Martina è molto amaro. Qualcuno diceva che finita la pandemia saremmo stati tutti migliori. Ci saremmo ricordati di essere più vicini, più umani, più rispettosi, più uniti. La verità? Nemmeno un'emergenza sanitaria del genere cambierà le persone. Se gli omofobi, anche quando vivono la morte in modo così vicino, così presente ogni giorno, riescono a vomitare il peggior odio ed augurare la morte a due estranee che solamente si amano, beh, che evitino poi di riempire le proprie bacheche con andrà tutto bene, siamo fratelli, perché non ci sentiamo sorelle di questo odio. Più che andrà tutto bene, Signore aiutaci. E devo dire questa, intervengo un attimo, perché questa notizia in realtà di fatto è connessa con una notizia che abbiamo dato sulla Voce Evangelica il 4 aprile scorso, cioè dell'arcivescovo cattolico Viganò, che ha parlato della pandemia come punizione di Dio, come ira divina, soprattutto per il divorzio, l'eutanasia, l'orrore del cosiddetto matrimonio omosessuale, la celebrazione della sodomia, delle peggiori perversioni. Questo ha detto un cardinale di Santa Romana Chiesa, quindi senza essere smentito da nessuno. Senza essere smentito da nessuno, per la verità, ai piani alti della sua Chiesa, e quindi puoi sentire che gli stessi argomenti sono usati per offendere. Insomma, ci fa fare una certa correlazione. Allora, leggiamo prima, ecco, per la tua, diciamo, introduttore di ricerca, leggiamo prima questa testimonianza di Paolo, del nostro fratello Paolo di Roma. È solo un piccolo brano, perché è un'inchiesta dell'Espresso sui gay in Cecenia, che è una delle parti più dolenti, disgraziate e veramente problematiche del mondo. Così noi gay veniamo torturati in Cecenia. Il racconto shock di Andrei e gli altri omosessuali in fuga dal paese, dove vengono seviziati e uccisi sotto gli occhi complici della Russia. Urli di dolore che ti scoppia la gola, ti senti cadere e poi ricomincia. La tecnica si chiama Zvonok Putinu. Nel gergo dei servizi di sicurezza russi vuol dire telefonata a Putin. Consiste in una dinamo che fa passare scariche elettriche nel corpo del prigioniero, di solito attraverso il lobo dell'orecchio. Alle botte coi tubi di gomma si resiste, tu mordi le mani fino a sanguinare, ma ce la puoi fare. L'elettricità è un'altra cosa. Vedi che iniziano a girare la manovella e sai che arriverà. E quando arriva, il tuo corpo inizia a tremare. Sai cos'è, perché ci sei già passato, ma non capisci più cosa succede. Urli di dolore e ti scoppia la gola, ti senti cadere e poi ricomincia. A raccontare è Andrei, ma il suo vero nome è un altro. Era stato arrestato perché gay, spiega. Volevano che denunciasse i suoi amici. I carnefici l'hanno liberato dopo un paio di settimane, consegnandolo alla famiglia con la raccomandazione che ci pensassero loro a finire d'ammazzarlo.
Il delitto d'onore è ancora diffuso e impunito in Cecenia, dove i gay non esistono. Parola di Alvi Karimov, portavoce del presidente Ramzan Kadyrov. Se esistessero, ci penserebbero i loro familiari a mandarli là, da dove non si torna. Andrei dalla Cecenia è riuscito a scappare. Ora è a Mosca, in una safe house, un appartamento segreto e per quanto possibile protetto dell'organizzazione umanitaria LGBT Network. Questo non ci può che far pensare a racconti dei triangoli rosa nei campi di concentramento nazisti, perché usavano scariche sui testicoli e cose simili. Quindi questa inchiesta non è del 1937, ma è del 2017. E in effetti bisogna dire che dai dati che io ho trovato, l'omofobia nel mondo purtroppo è un serio problema e siamo ben lungi dall'essere vicini alla soluzione. La situazione in Europa è che in Spagna e Germania solo l'11% della popolazione rifiuta l'omosessualità. In Italia solo, si fa per dire, il 18% è contrario e l'8% è indeciso, quindi siamo al 26%. In Polonia ben il 46% è contrario all'omosessualità e il 12% è indeciso, quindi in realtà siamo al 58%. In Russia il 74% della popolazione ritiene che non vada accettata. Purtroppo la situazione è peggiorata rispetto al 2007. Fra i giovani, in Russia sempre, solo il 20% ritiene accettabile l'omosessualità. Nel mondo, il 73% dei filippini la accetta. In Giappone il 54% la accetta, ma in Malesia, Pakistan e Indonesia l'atteggiamento contrario arriva al 93%. Medio Oriente e Africa non meritano menzione perché è praticamente la totalità della popolazione che neppure concepisce questa cosa. E ti interrompo un attimo sull'Europa. Secondo i dati che ho letto io di recente, te hai fatto giustamente l'esempio di alcuni paesi principali, ma possiamo dire sorprendentemente i due paesi che sono considerati più tolleranti, più che accettano di più le persone LGBT sono la Repubblica Ceca e Malta. E Malta, è vero. In Europa l'Italia si distingue per la sua contrarietà ai matrimoni omosessuali comunque, quindi diciamo è un'accettazione a metà, seguita a ruota dalla Polonia. Uscendo dall'Europa, negli Stati Uniti la Corte Suprema ha stabilito la legalità del matrimonio egualitario il 26 giugno del 2015, ma la situazione è più complessa. Mentre l'80% delle persone interpellate è a favore del riconoscimento dei diritti alle persone omosessuali, è invece in aumento il numero delle persone che si dichiarano a disagio ad interagire con omosessuali. Quello che è più grave è che sono i più giovani, cioè le persone fra i 18 e i 30 anni, ad aver ribaltato la loro posizione e ad avere adesso un atteggiamento negativo verso l'omosessualità. Siamo oltre il 55% dei più giovani. Mi chiedo quanto possano aver influito la politica divisiva e i pregiudizi del rozzo e arrogante Trump. Infine, vorrei far notare che la città del Vaticano. Scusate, vorrei far notare che la città del Vaticano non ha mai sottoscritto la dichiarazione dell'ONU per la depenalizzazione dell'omosessualità. E questa mi pare una cosa molto grave perché la città del Vaticano è uno Stato, ma è una Chiesa. Ed è la Chiesa cristiana, è una Chiesa cristiana. Fra le più importanti e numerose. Ma dove finisce la Chiesa e dove inizia lo Stato? Domanda.
Allora, se non si depenalizza vuol dire che non si è contrari alla violenza. Che si ritiene che sia non solo un peccato ma un reato, ma un reato di pena. E questo mi sembra molto grave. Di fatto, quindi, e formalmente, la posizione della Chiesa Cattolica sull'omosessualità non è mai cambiata, a dispetto delle dichiarazioni verbali, ma non formali, di Papa Francesco. Infine, una curiosità che tanto curiosità non è. Perché proprio oggi, 17 maggio, si celebra la giornata contro l'omofobia? Perché il 17 maggio del 1990, badate, non secoli fa, ma in tempi estremamente recenti, finalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità depennò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali e la considerò variante naturale del comportamento umano. Nel 90. 1990. Che a noi sembra lontano, ma in realtà non è proprio... È ieri l'altro. Quindi, prima di proseguire con la nostra liturgia, vi chiedo se ci sono dei commenti a queste testimonianze. Potete scriverle sotto la diretta Facebook o inviarcele al nostro numero WhatsApp 389-8858211. Maristella da Piombino ha scritto: non ci sono parole. E in effetti, per molti casi, la maggior parte delle nostre testimonianze, dal ragazzo sodomizzato a Vicenza alle torture in Cecenia, non ci sono parole. Perché questo è odio puro. Io ho un solo commento: noi chiamiamo queste persone animali e bestie. Però voglio ricordare, da animalista, voglio ricordare a tutti che nessun animale e nessuna bestia è capace di fare ai suoi simili quello che fanno gli esseri umani. In realtà molti psichiatri attualmente dicono che ovviamente non è l'omosessualità la malattia e l'abbiamo... visto al 90, è stata esclusa almeno in parte anche da essere transessuale, transgender dalle malattie, che prima era considerata una disforia di genere, e così continua a essere trattata dal nostro servizio sanitario nazionale. Quindi nel caso della transessualità c'è sempre una medicalizzazione che è alquanto discutibile, anche perché una persona può essere transgender anche senza gli ormoni e l'operazione chirurgica. Ma appunto ci sono molti psichiatri che ritengono che sia l'omofobia una malattia psichiatrica, che sia una ossessione, una paura ossessiva che rende violenti. E non sarebbe la prima che nei manuali di psichiatria si trovi. E quindi il malato è l'omofobo, che purtroppo però può, e a volte questa malattia che è incoraggiata e veicolata da chiese, purtroppo, da governi, da stati, non è... Ecco, riguarda intere popolazioni, il caso della Russia, cioè comunque la Russia è uno stato che ha una storia importante nell'ambito europeo, e va anche quasi l'80% della popolazione è contrario non solo ai matrimoni gay, ma proprio alle persone. Il problema è che in tutto questo le chiese hanno un'enorme responsabilità. Enorme, davvero. Pensiamo all'atteggiamento, ad esempio, del patriarcato di Mosca. E infatti Putin, che personalmente non ha niente contro gli omosessuali, ha assunto questo atteggiamento e conduce tutta la Russia verso questa strada perché si vuole tenere buona la Chiesa.
D'altra parte, ce lo dice già, ce lo ha detto il Vangelo di oggi, che è stato letto e commentato, quando ci parla della falsità, perché io questi sono dei falsi, io li definisco così, della traduzione di quel brano, dove si traduce una parola greca che vuol dire ragazzo, la si traduce con servo, proprio perché non si vuole accettare. Perché c'era un imbarazzo su una cosa che veramente Gesù ha fatto anche storicamente per davvero, non solo nella trasfigurazione letteraria dei Vangeli. E il problema è che non si vuole... I biblisti lo chiamano il criterio di imbarazzo, che quando una cosa che è ritenuta imbarazzante per l'epoca appare e scompare nei quattro Vangeli, appare e scompare nei manoscritti addirittura. Vuol dire che non si vuol fare i conti né con noi stessi, né con le scritture in maniera chiara. Non si vuole accettare quello che la scrittura ci dice. Del resto la scrittura ci parla costantemente di giustizia sociale, e spesso sono state nella storia proprio le chiese le prime ad ostacolare la giustizia sociale. Quindi non c'è commento su questo. Se non ci sono commenti da parte dei nostri utenti, io andrei avanti nella liturgia, perché poi faremo sapere, ma speriamo che in questa settimana successiva al 17 maggio si possa realizzare un evento qui su Facebook, anche con più connessioni contemporaneamente. Ci stiamo lavorando a livello tecnico, magari collegamenti via Skype che poi possano essere riportati su Facebook contemporaneamente, proprio per parlare dell'omofobia e le chiese cristiane nella società, ma soprattutto il nostro punto di vista cristiano nelle chiese cristiane. Quindi proseguiamo. Chi vuole seguire la liturgia può andare a pagina 57 del libretto delle liturgie della nostra Chiesa. Nostro Signore Gesù Cristo dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace del Signore sia sempre con voi. Signore, concedici la tua pace. Scambiamoci un gesto di pace, riconciliazione ed affetto nel nome di Cristo. Pace e bene. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Li leviamo in alto al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Dio nostro Padre e nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita, con le gioie e i dolori, per il creato splendente e bellissimo che hai fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita. Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo nome santissimo. Santo, 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 santo è il nostro Dio, Signore della terra, Signore della storia. Ci accompagna nel cammino, nei giorni di tristezza, dell'universo è l'unico Signore, benedetto il nome del Signore, ora e in eterno. E cantiamo, proviamo, il Simbolum 77. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, fino a che avrò respiro, fino a quando tu vorrai, non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i Suoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai. Per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà.
ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà, so che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te, Figlio Salvatore, noi speriamo in te, Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. Dio Santo, tu ci ami anche quando noi ci allontaniamo da te. Per noi hai inviato tuo figlio unigenito Gesù, che ha guarito chi era malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i peccatori, per mostrare al mondo intero il tuo amore infinito per noi. Egli morì sulla croce e tu l'hai fatto risorgere in gloria. Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Amen, Signore. Signore, manda il tuo Santo Spirito affinché questo pane e questo vino possano per noi significare realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Questo pane che noi spezziamo è la comunione con il corpo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è stato spezzato sulla croce per noi e per tutti. Questo calice della benedizione, per il quale rendiamo grazie, è la comunione con il sangue del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è stato sparso sulla croce per noi e per tutti. Questa cena apparecchiata per tutti e tutte, venite, chi professa la fede nel Signore risorto per la nostra salvezza, partecipi a questa Eucaristia. Amen. Il corpo di Cristo dato per te. Amen. Il corpo di Cristo dato per te. Amen. Il sangue di Cristo dato per te. Amen. Il sangue di Cristo dato per te. Amen. Preghiamo. Dio di gloria infinita, abbiamo visto i nostri occhi e toccato le nostre mani il pane di salvezza, il pane del cielo. Rafforzaci nella vita comune e fa che possiamo crescere nell'amore per te e gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Questo sarebbe il momento degli annunci e della raccolta delle offerte, ma vi ricordo che se volete, settimana dopo settimana, potete mettere in una busta le vostre offerte, poi saranno che poi saranno raccolte o fisicamente o in altro modo, con metodi, diciamo, più tecnologici per l'opera della Chiesa. E come annuncio, l'annuncio più importante è che, salvo disposizioni di tipo diverso da parte dell'autorità pubblica
statale e regionale o da parte dell'affratellamento, dovremmo vederci a Firenze in persona per domenica 31 maggio, giorno di Pentecoste. Mentre per le altre comunità, soprattutto la comunità di Roma Eterni, di cui condivido la cura pastorale, questo sarà più difficile perché non sappiamo quando sarà rimosso il divieto di uscire dalla propria regione di residenza o di domicilio. Quindi, comunque, visto anche non tanto a livello numerico, ma a livello spirituale, il successo di queste iniziative tecnologiche, noi le proseguiremo. E anche su, appunto, la, vi ripeto, su queste questioni, sull'omotransfobia, ma anche su altre possibili conferenze culturali, teologiche, cercheremo di adeguarci il più possibile alle nuove tecnologie, perché sappiamo bene che ormai poca gente in questo mondo iperconnesso ha la volontà, anche magari una sera, di uscire e andare fuori per partecipare a un dibattito culturale, biblico, teologico. Ma è molto più facile, soprattutto per le fasce d'età più giovani, partecipare attraverso i nuovi media. E questo ci farà riflettere anche al prossimo sinodo, che ovviamente slitta a ottobre-novembre, per ovvi motivi di sicurezza, per la pandemia. Non siamo i soli, hanno rinviato gli anglicani, per esempio, la conferenza di Lambeth, che è molto importante per loro. E pare che il sinodo valdese non si terrà quest'anno, quindi rimanderemo il nostro sinodo. Noi siamo anche come pastori e delegati laici meno dei valdesi o di altre chiese, quindi ci sarà forse meno rischio, ma a Dio piacendo il nostro sinodo fra ottobre e novembre si dovrebbe celebrare. Bene, quindi a questo punto è il momento delle preghiere di intercessione. Vi ricordo, potete scriverle sotto la diretta o mandarle WhatsApp 389 88 58 211. E queste saranno intercalate dal responsorio. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amor. Preghiamo il Signore per tutti i perseguitati, per tutti i discriminati, per tutte le persone che subiscono di violenza, per tutti quelli considerati diversi. E preghiamo il Signore anche per i loro persecutori, che non capiscono che siamo tutti fratelli. E credono invece, fratelli e sorelle, e credono invece nell'odio. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amor. Come Aristella da Piombino, una cosa simile, ci chiede di pregare per tutti i perseguitati, per le loro differenze, ma ci sono anche perseguitati per la fede, molti cristiani perseguitati per la fede. Infatti. E ci sono quelli perseguitati per la propria idea politica. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore.
non vi sono altre preghiere, preghiamo. O Dio, accogli tutte queste nostre preghiere, quelle che sono nel nostro cuore. Ma in realtà vi è una preghiera da parte di Francesco di Sesto, prima di concludere questa intercessione. Francesco di Sesto Fiorentino ci scrive: vorrei pregare per tutte le persone emarginate da questa società, costrette a subire violenze non solo fisiche ma anche spesso psicologiche, per tutti coloro che vogliono veramente bene a queste persone, soffrono e combattono insieme a loro per queste ingiustizie. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Dicevo, Signore, leggi nei nostri cuori le nostre intercessioni per tutti coloro che sono malati, per i parenti di coloro che sono morti in questa epidemia, per tutti coloro che sono in carcere, in ospedale, per coloro che sono costretti a prostituirsi e troppo spesso ci dimentichiamo di loro, per tutte le persone che sono in difficoltà economiche, che stanno perdendo o hanno perso il loro lavoro, o il loro stipendio non è sufficiente alle necessità quotidiane e minime della vita, a tutte le vittime dell'ingiustizia sociale. E noi ti preghiamo tutto questo nel nome e per amore di tuo figlio Gesù Cristo, morto per noi, il quale ci ha insegnato a pregarti con queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divin, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin, gloria al Padre, al Dio fin. Il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen, Signore. Amen. E concludiamo facendovi sentire un inno, questa volta cantato un po' meglio che da noi. Ah, come buona l'altra volta. Santa Domenica. E che la nostra fede sia rafforzata da queste dure prove che stanno avvenendo in questo periodo. Amazing grace, how sweet the sound that saved.